Com'è la vostra fede all'acqua di rose? Papa Francesco interroga i cristiani nell'omelia della messa del mattino. Chi negozia la fede, ribadisce padre Bergoglio, perde la fedeltà al Signore. Piazza San Giovanni in Laterano che diventa Piazza Giovanni Paolo II, un rito semplice per la presa di possesso della cattedra romana. Questo farà domani pomeriggio Papa Francesco. L'Aquila, 4 anni dopo i riti della memoria, la cronaca di una ricostruzione che arranca e nell'incertezza sempre più giovani scelgono di emigrare. Nel TG le testimonianze del disagio. Funerali e contestazioni a Civitanova Marche, all'ingresso dei feretri dei tre suicidi, per la vergogna di ritrovarsi poveri, la gente inveisce contro i politici, il vescovo restare vicino a chi soffre. Il governo sblocca 40 miliardi di euro per pagare i debiti della pubblica amministrazione verso i privati e le imprese che hanno insieme crediti e debiti possono compensare con il fisco. Buonasera dalla TG2000. Eccoci qua, buonasera da tutti voi. Vigilia della cerimonia di insediamento di Papa Francesco alla cattedra romana in San Giovanni in Laterano, la madre di tutte le chiese e la basilica del Vescovo di Roma. Sempre domani la titolazione della piazza del vicariato a Giovanni Paolo II. Andiamo subito in diretta a San Giovanni, dove si trova per noi Vito De Torre. Vito. Eccoci in diretta dalla Basilica di San Giovanni in Laterano. Dicevate, domani alle 17.30 Papa Bergoglio prenderà possesso della Basilica di San Giovanni, in altre parole si insederà sulla cattedra, la cattedra di Roma. Ricordiamo, la Basilica di San Giovanni è ufficialmente la cattedrale della diocesi di Roma. Per Papa Bergoglio, per Papa Francesco, non sarà semplicemente un atto formale, lo sapete, è anche vescovo di Roma e sin dal primo momento della sua elezione a pontefice ha parlato di sé come il vescovo di Roma e da molti è stato letto come un gesto, un atto di umiltà. Ci spiega tutto Paolo Fucili nel suo servizio. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Solo in ordine di numero, non di importanza, è l'ultimo atto prescritto dalla Costituzione Universi Dominici Gregis, la legge che regola sede vacante e conclave e dice che ogni nuovo papa, appena può, deve prendere possesso di San Giovanni in Laterano, la cattedrale di Roma. E non è una formalità dilettante. Insediarsi, si dice così, su quella cattedra per un pontefice è come bere alla fonte di senso ed origini del ministero petrino. Il Santo Padre, vale a dire, ha sì potestà sull'intero gregge di fedeli della Chiesa Universale, ma le pecore di cui soprattutto devi avere addosso l'odore, per dirla con Papa Bergoglio, sono quelle della città eterna. Quelle che non appena il pontefice siederà sulla cattedra gli presteranno un solenne atto di obbedienza tramite una rappresentanza di vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e laici. Una liturgia semplice oggi rispetto al passato, quando i papi arrivavano qui con una maestosa processione a cavallo nell'antica arcibasilica lateranense, si chiama così, che si fregia pure del titolo di madre e capo di tutte le chiese. Qui appunto c'è la cattedra, simbolo di quella potestà di insegnamento che non è tanto un'arbitraria autorità quanto un servizio che garantisca fedeltà ed obbedienza della Chiesa a Cristo e alla sua parola, ad iniziare dalla città da dove il cristianesimo si è irradiato nei 5 continenti. Del resto, tra i tanti titoli che gli competono, il Papa argentino ha mostrato fin qui di sentire più suo proprio vescovo di Roma, come se solo la città Roma e non più la sua Buenos Aires fosse cambiata, non lo stile del Bergoglio pastore, appunto, con l'odore delle pecore addosso. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Allora,
il Vaticano farà festa in due giorni, il 13 marzo, giorno delle elezioni appunto di Papa Francesco, e poi il 23 aprile, che è proprio la memoria liturgica di San Giorgio Martire, per ricordare l'onomastico di Jorge Mario Bergoglio, Jorge dunque appunto San Giorgio. L'altra notizia importante è che il Papa a maggio riprenderà una consuetudine dei pontefici, da vescovo di Roma, quella appunto di visitare le parrocchie romane. Inizierà il 23 maggio con la parrocchia di San Elisabetta e Zaccaria, una parrocchia che si trova sulla Cassia proprio a Roma. Oggi Papa Francesco ha celebrato la messa, come fa tutte le mattine, nella cappella di Santa Marta, dove appunto risiede attualmente il Santo Padre, e con il suo modo di fare semplice e diretto ha rivolto alcune domande ai fedeli presenti alla messa di oggi. Vediamo questo servizio curato da Pierluigi Vito. Come va la nostra fede? È forte? O alle volte un po' all'acqua di rose? Sono interrogativi incisivi quelli mossi dal pontefice nell'omelia della quotidiana messa in casa Santa Marta. Prendendo spunto dalle letture, Pietro e Giovanni che testimoniano la fede nonostante le minacce dei capi giudei e Gesù risorto che rimprovera l'incredulità degli apostoli sulla sua risurrezione, il Papa ha ricordato come ci sia sempre stata nella storia del popolo di Dio questa tentazione di tagliare un pezzo della fede. Ma quando incominciamo a negoziare la fede, a venderla un po' al miglior offerente, ha sottolineato, incominciamo la strada dell'apostasia, della non fedeltà al Signore. L'esempio di Pietro e Giovanni ci aiuta, ci dà forza e, rileva ancora Francesco, tanti sono i martiri nella storia della Chiesa, anche oggi, in tanti paesi. Cristiani perseguitati per la fede che in alcuni paesi non possono nemmeno indossare la croce. Quella del secolo XXI, la Chiesa dei Martiri, di quelli che dicono come Pietro e Giovanni, non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Una grazia che tutti noi dobbiamo chiedere al Signore perché ci aiuti a custodire la fede, a portarla avanti, a renderla pubblica, ad essere donne e uomini di fede. Quest'oggi il Pontefice ha poi provveduto a nominare il nuovo segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata. Si tratta dello spagnolo José Rodríguez Carballo, ministro generale dell'Ordine Francescano dei Frati Minori, dal 2003. Comunicato infine un importante appuntamento, martedì Papa Bergoglio riceverà in udienza il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Al centro del colloquio lo sviluppo della cooperazione tra le Nazioni Unite e la Santa Sede, per favorire la concordia nelle relazioni internazionali. Ancora in diretta dalla Basilica di San Giovanni, vedete, noi siamo di fronte agli uffici del Vicariato di Roma, alla mia sinistra proprio l'ingresso laterale della Basilica di San Giovanni, alle mie spalle, non so se si vede ma credo che si intraveda, la targa, al momento questa piazza è Piazza San Giovanni in Laterano, da domani invece sarà Largo Giovanni Paolo II, sarà un bel momento a margine dell'insediamento di Papa Francesco nella cattedra di Roma, sarà scoperta la targa toponomastica, dicevamo Largo Giovanni Paolo II, un momento sicuramente di grande affetto non solo per i fedeli ma anche per il Papa. Ricordiamo che Papa Bergoglio è stato creato cardinale proprio da Giovanni Paolo II, presente a questa piccola cerimonia anche il sindaco di Roma. Noi l'abbiamo sentito, l'intervista è di Federico Plotti, vediamo il servizio. Domani verrà scoperta la targa che intitolerà parte di Piazza San Giovanni in Laterano a Papa Giovanni Paolo II. Ecco, perché di questa iniziativa del Comune, ovviamente un riconoscimento, e poi le volevo chiedere cosa ha significato per Roma, per i romani, questo pontificato, questo Papa così amato. Dunque, noi avevamo notato già da qualche tempo che mancava una piazza, una via dedicata a Papa Wojtyla, a Giovanni Paolo II, e quindi in Consiglio Comunale era passata questa votazione, d'accordo col Vicariato si era deciso di prendere una parte di Piazza San Giovanni, il largo che sta proprio davanti alla diocesi, per intitolarlo a Giovanni Paolo II. E allora ci siamo chiesti quale occasione migliore che non l'insediamento nella diocesi del nuovo Papa per inaugurare questa piazza, per scoprire questa targa appunto che dedica questo largo a Giovanni Paolo II. È una sorta di linea di continuità fra il pontificato di Papa Wojtyla e quello di Papa Francesco, perché in questa maniera c'è una forte caratterizzazione di carattere sociale, con in più quell'approccio di grande disponibilità, semplicità che è tipica di Papa Francesco. L'approccio di Papa Francesco sia un approccio molto diretto, molto semplice. Io mi sono permesso di definire un Papa sociale 2.0, proprio perché è un rapporto diretto, interattivo quasi con le persone. Anch'io parlando ci ho notato proprio una semplicità sconcertante.
quattro giornalisti italiani, un reporter Rai e tre freelance sono stati fermati nel nord della Siria al confine con la Turchia. La Farnesina ha confermato il sequestro precisando di seguire sin dai primi momenti la vicenda. L'unità di crisi si è immediatamente attivata ed è in contatto con i familiari. Occorre mantenere il massimo riservo, ha precisato, sottolineando che l'incolumità dei connazionali resta la priorità assoluta. Chiesto sulla vicenda il silenzio stampa. E intanto Civitanova Marche piange le sue vittime, le tre persone che si sono tolte la vita per le difficoltà economiche con cui dovevano fare i conti. Contestata la Presidente della Camera Boldrini e le autorità di Stato. Sentiamo Beatrice Vergari. Sono arrivati accolti da un applauso. Poco dopo le 16, tre carri funebri dei coniugi Romeo e Anna Maria e del fratello di lei, Giuseppe, vittime della crisi. La gente fuori dalla chiesa è arrabbiata, esasperata per una comunità che non trova alternativa al gesto estremo della morte. Cioè, qualcuno, questi gesti di benza, cioè alla fine chi li fa? L'arcivescovo della cittadina marchigiana nell'omelia si rifà alla genesi, al bisogno di custodire i fratelli in difficoltà. Non siamo riusciti a custodire questi fratelli e quindi l'impegno che vogliamo assumere oggi salutandoli, io credo che sia proprio questo. Vorremmo impegnarci con loro a custodire quelli che sono in difficoltà e poi in qualche modo dare anche credito alla fedeltà di questi due sposi e persino del fratello di lei. Sono stati uniti fino alla morte. Al funerale anche le colleghe di Anna Maria la ricordano come una donna tranquilla e fiduciosa. Non era da Anna. Arrivare a sto livello, a fare questo gesto, soffriva tanto, significa. In mattinata a Civitanova anche la visita privata della Presidente della Camera, Laura Boldrini. Tragedie come quella di cui abbiamo sentito sono situazioni che devono farci pensare e uscire dall'impasse. Lo ha detto, eccolo qui, l'arcivescovo di Genova, presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco. Ci sono persone, ha aggiunto il cardinale, che con grande umiltà e semplicità portano in famiglia pesi umanamente insostenibili. Come far quadrare il bilancio con dignità? Questo, ha concluso il presidente della CEI, deve interrogare tutti. E il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che sblocca il pagamento di 40 miliardi di debiti della pubblica amministrazione nei confronti di imprese e banche. E intanto tra i partiti prosegue il confronto sui nomi da portare al Quirinale. Nel PD è scontro tra Renzi e la dirigenza. Dopo tante esitazioni il governo accelera. I sospirati 40 miliardi di euro per le imprese verranno pagati in un solo anno e non in due come era inizialmente previsto. Massima velocità anche nei tempi di attuazione del decreto legge. Gli enti pubblici che hanno già delle risorse disponibili potranno pagare le aziende da lunedì 8 aprile. Gli altri lo potranno fare non appena il governo avrà terminato il riparto secondo i parametri stabiliti. Le imprese che hanno contemporaneamente debiti con il fisco e crediti verso la pubblica amministrazione hanno una terza strada per essere pagati, quello della compensazione. Il governo infine potrà pagare le banche sotto forma di titoli di Stato, i cui interessi verranno finanziati grazie ai risparmi che verranno da tagli ai ministeri a partire dal 2015. Attuare questi pagamenti con meccanismi chiari, semplici e veloci che diano certezza alle imprese e non impongano nuovi oneri o complicazioni inutili. Ma nonostante le garanzie di speditezza e semplicità delle procedure date da Monti e i suoi ministri, la principale associazione delle piccole e medie aziende italiane, Rete Imprese, per bocca del suo presidente Carlo Sangalli, critica il decreto legge e accusa il governo, non ha ancora compreso, che siamo al collasso. L'esborso di 40 miliardi di euro porterà il deficit proprio al limite consentito dall'Europa. Se lo dovesse superare, si sbloccherebbero automaticamente i pagamenti alle imprese. In più, a settembre ci sarà un monitoraggio per verificare il rispetto di questo tetto e programmare le successive tranche per il resto del debito, che ammonta ad oltre 60 miliardi di euro. Alle 3.32, quasi all'alba del 6 aprile 2009, la scossa di terremoto che distrusse L'Aquila e provocò 309 vittime. Ieri notte la fiaccolata le ha ricordate, mentre la ricostruzione che ancora non c'è non aiuta a chiudere la ferita. In diretta dall'Aquila
lo vedo, eccolo qui, c'è il nostro Massimiliano Cochi. Allora Massimiliano, raccontaci questa giornata di lutto e di dolore. Sì, l'Aquila sta vivendo la sua giornata di lutto, la giornata più difficile ovviamente per questa città. La ricostruzione resta una priorità nazionale, ha detto il Presidente del Senato Piero Grasso, che è arrivato qui questa mattina, ha reso omaggio alla Casa dello Studente e poi ha partecipato a un convegno organizzato dalle associazioni locali. Il momento più toccante di queste celebrazioni, però lo raccontavi tu nel lancio di questo collegamento, è stata sicuramente la fiaccolata che questa notte ha illuminato le strade dell'Aquila fino ad arrivare qui a Piazza Duomo, dove sono stati letti i nomi delle 309 vittime accompagnati da altrettanti rintocchi di campane e poi i palloncini bianchi che sono stati fatti volare in cielo. È stato un momento durissimo, in quello che forse è stato l'anniversario più difficile per la città, perché la ricostruzione non è partita e perché alla rabbia degli aquilani si è aggiunta una sorta di, non, forse presto è prematuro parlare di rassegnazione, però certamente di disillusione. Un sintomo di questa disillusione è quella che è stata indicata da più persone con le quali abbiamo parlato come quella che è la vera emergenza al momento della città, ovvero lo spopolamento, ed è proprio di questo che vi parliamo in questo servizio con il quale vi restituisco la linea. Io tra le priorità per esempio ho indicato quella che ci siano dei locali dove i giovani possono riunirsi ancora una volta in centro, riappropriarsi di questa città. L'emergenza dell'Aquila oggi sono i giovani, lo ammette anche il Presidente del Senato, Piero Grasso, arrivato qui per il quarto anniversario del terremoto. Ogni mese la città ne perde un centinaio, giovani coppie per lo più, che decidono di crescere altrove i propri figli. Sono avviliti e disorientati, bisogna fare qualcosa per loro, avevano detto nei giorni scorsi alcune mamme che nei crolli del terremoto avevano perso i propri figli. Per i ragazzi credo che sia difficilissimo riuscire a sopravvivere qui, soprattutto quando hanno quell'età tra l'adolescenza e l'inizio della giovinezza. In una città normale chiunque può decidere se andare in biblioteca, se andare in una sala giochi, se andare in un bar per incontrarsi con i propri amici. In questa città oggi si può soltanto andare nel centro commerciale per poter passeggiare, per potersi ritrovare. I giovani che se ne vanno sono la spia del disagio sociale della città e per questo anche durante la fiaccolata in memoria delle vittime che nella notte ha illuminato il centro dell'Aquila, sono loro il primo pensiero del sindaco. Chi se sente più di affrontare questa scommessa, di far crescere un figlio in una città dove il ragazzo esce, ma non sa dove andare la sera, dove non riusciamo a rifare gli impianti sportivi, dove non hai teatro, dove non hai cinema? Questo è vivere all'Aquila. La rabbia dell'Aquila è la rabbia di chi si sente al bivio, ricostruire, vivere o assistere all'inevitabile spopolamento della città, ed è una rabbia che accompagna anche quello che è il momento più intenso, intimo e commovente degli aquilani. Del beato Marisa, Balassone e Silvana. Per noi significa la speranza, tutto sommato, perché noi comunque non essendo di qua, abbiamo voluto proprio ripartire la nostra vita proprio da qua. Giulio Luigi, Bernardi Gaetano. Questa serata ha un significato particolare. Sì, è triste, è malinconica, forse è piena di speranza, non lo so. E adesso vi raccontiamo una storia di coraggio. Gambizzato dalla camorra, aveva deciso di lasciare la Campania. Oggi è tornato, sentite. C'è aria nuova a Quarto, comune dell'area Flegrea di Napoli. La respirano in tanti da qualche mese. Tra questi anche un imprenditore nel campo dell'edilizia, Salvatore Brescia. Nel 2007, dopo aver detto no alla richiesta di pizzo da parte della camorra, un suo familiare stretto fu colpito ad una gamba da un proiettile d'avvertimento, esploso perché lui aveva detto no all'utilizzo di materiale scadente per le costruzioni fornito dalla malavita. Quella vicenda lo ha costretto ad abbandonare la sua vita lavorativa in Campania, portandolo al nord. Quasi 6 anni dopo, il signor Salvatore è tornato sui suoi passi e ha ripreso a lavorare nella sua regione. Rientrare perché Quarto in questa fase è in una fase di cambiamento, è sicuramente la risposta più giusta da dare sul territorio, quella che coinvolge tutta la cittadinanza e le persone oneste che vogliono dare una svolta al paese. Tra le cose che lo hanno riportato a casa sua c'è stata anche la nascita del nuovo Quarto, la squadra di calcio confiscata a un boss e gestita dall'associazione anti-racket. Si respira aria nuova a Quarto e il merito è della stragrande maggioranza dei cittadini che ha detto basta all'arroganza e alla violenza della camorra.
i cittadini, gli imprenditori di Quarto non ce la facevano più a sopportare questa cappa, questa oppressione, questa schiavitù mafiosa. Il nostro ruolo è stato semplicemente quello di prendere atto che c'era una grande disponibilità, organizzarla, dargli un'opportunità, e questa opportunità la stanno accogliendo, la stanno cogliendo molto bene. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. E a tutti voi auguriamo una buona domenica.